Sostenuti davvero in questo nostro percorso, in questo nostro pellegrinaggio terreno, sentiamoci sostenuti anche dall'amicizia, dall'intercessione, dalla benedizione di Padre Pio da Pietrelcina, che qui noi veneriamo in modo particolare perché custodiamo la preziosa reliquia del suo corpo. E quindi affidiamo a Lui le nostre speranze, le nostre attese, le nostre difficoltà, i nostri dolori, ma anche le nostre gioie, perché davvero possiamo imparare sempre di più, giorno per giorno, a rendere qualitativamente migliore il tempo che noi spendiamo e che ci viene dato qui su questa terra. Affidiamoci anche alla Vergine Maria, che ci precede nel futuro dell'uomo, che è l'eterno presente di Dio. Affidiamoci a Maria, che è la porta dell'Avvento, come viene definita, affinché possiamo anche noi meritarci alla fine dei tempi la gloria che lei già possiede. E insieme a tutti i santi possiamo godere la visione beatifica di Dio. Così speriamo e così sia.